Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo 16° video, primo episodio della carriera su FIFA 17 col nostro Brescia, primo episodio naturalmente della seconda stagione, siamo in Serie A. Andiamo anche agli inviti, così ci arrivano tutte le mail. 3,6 milioni, questo è il torneo più dispendioso, cioè che ci darebbe più soldi. Andiamo a vedere le mail. Coppa va bene, giocatore a rientro dal prestito, Bertoli, Ndoye e Serraiocco finalmente se n'è andato. Poi arriva lui, arriva il giocatore che ci serve davvero tanto, arriva Kevin Lasagna. Andiamo a dargli un'occhiata, non so se vi farò vedere, se ve lo farò vedere. Chi è Furman? Chi cazzo è Furman? Da dove è arrivato? Io non ce l'avevo nel Brescia. Chi è Fati? Perché mi hanno regalato due giocatori? Tralasciando il fatto che il terzino destro non mi serve, non voglio, cioè mi hanno regalato i giocatori e dov'è Lasagna? Non è che mi hanno dato Furman e Fati al posto di Lasagna, me l'ha messo in culo. Comunque ragazzi, vi faccio vedere che il rinvio glielo sto facendo allenare. Io non lo vedo Lasagna. Dov'è? Cosa? 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 Perché Lasagna al Sunderland dopo che ha accettato la nostra richiesta? Ce l'ha messo in culo. Cioè, posso accettare tutto. Magari questo Furman qua è forte. Provo a dargli un'occasione, però anche quel Fati lì a chi cazzo mi serve? Io Fati lo metto in... Comprate un cazzo Lasagna, è nostro! Chi cazzo è Fati? Si è unito al club di recente, non lo posso vendere. E prende anche tanto di stipendio. Furman 11.000 di stipendio? Io metterei in lista trasferimenti Ndoye. Colì è svincolato, eh. Cioè, ha detto vado a cercarmi una nuova squadra, va bene. C'è questo Fabbrini che è un difensore centrale, potrebbe essere interessante. Io 2005, è giovanissimo, non sappiamo cosa potrebbe succedere, però è sempre molto promettente, guardate le sue statistiche. Abbiamo trovato un Pokémon. Vi faccio vedere alla veloce la lista preferiti, che lunghissima, piena di giocatori. Ci sono tutti quelli che vi ho fatto vedere, più Capusca di nuovo, Bastien, Daprela, Iemmello e poi Picolmore, Lorenzen che c'erano già. Vediamo se c'è qualcuno di nuovo. Rashford penso che prenderà 2 milioni di euro alla settimana. Chiedo informazioni per... Cominciamo dai difensori centrali e poi vedremo. Ok, siamo arrivati a Baezza a chiedere informazioni. Vediamo in quante ci rispondono. Non ci hanno risposto. Offerta per Morosini, mi dispiace, ma anche se mi date 5 milioni ho bisogno di lui. Mi dispiace, ma Morosini non si tocca. Magari molti di voi non saranno d'accordo con me, però ne abbiamo bisogno. Già abbiamo pochi giocatori. Se vendiamo quelli che abbiamo... Ducouré 33 milioni, no? Ok, scusa. Bui già 5 milioni è tantino. Gli facciamo un'offerta da un milioncino. Non possiamo spendere troppo per i difensori centrali. Bui invece è un centrocampista. Possiamo dargli 2 milioni più qualcuno. Non è vero, prende 68.000 di stipendio. Ti do Ndoye. Vi ricordo che molti, cioè vi dico che molti dei mediani a cui ho chiesto informazioni sono anche dei difensori centrali, cioè possono farlo. Io intanto comunque continuerò a chiedere informazioni ai giocatori a cui non ho chiesto. Diamo un'occhiata a chi ci risponde. Calabresi, non vogliono cederlo a noi dopo che ce l'avete dato in prestito. Ok, 700.000 euro più Bertoli per Calabresi. Ci sarebbe utilissimo. Van Drongelen 2 milioni, Umbris Grant 1 milione e 100, quindi possiamo dargli 650.000 più Bertoli, tipo andare. L'ho provato l'anno scorso col City, se vi ricordate, all'inizio mi è piaciuto. Diussei 3 milioni e mezzo, Baezza 8 milioni, Modic 9,50, 4 milioni e 7, Ismael, Baezza fuori, Modic. Ti do 200.000 euro più Ndoye. Che alla fine Ndoye ce l'ha dato la Roma, ce l'ha rifilato lì. Sono costretto a offrire dei soldi, ti do 1,3 milioni. Qua c'è la partita contro il Dresda, mettiamo giù la formazione più forte visto che alla fine dobbiamo vincere noi. Ci hanno anche scombinato i piani visto che il mio obiettivo era decisamente avere già qualcuno in attacco, ma non ce l'hanno lasciato. Io manderei in prestito Fati, speriamo di vincerla perché... Speriamo e basta, vinta 2-0, abbiamo bisogno di più soldi possibili, quindi abbiamo bisogno di vincere. Ti posso dare 2,5, sto cercando di
tenere l'offerta al più basso possibile per questo Nicola Fabbrini. Cazzo, sei svincolato, non puoi volere più soldi. 8 milioni troppo. Pere Pons, 7 milioni troppo. Carrasco, cazzo, il tuo ruolo nel club è quello di giocare quando Morosini è stanco. Ti do 1,2 milioni più Bertoli. Lo Sparta Rotterdam ha accettato 1,3 milioni. La Roma ha accettato 700.000. Ok, tanti giocatori. Modi ci hanno rifiutato. Io andrei. Qua risparmieremmo molto con Calabresi, lo conosciamo già, ci potrebbe essere utile. Visto che poi Calabresi è nostro amico, ti do meno soldi e ti dico giocatore per il turnover. Cerchiamo di tenere a mano più soldi possibili, qua Andoi ci aiuterebbe molto nella gestione della squadra, diventeresti giocatore importante. Ronaldo Vieira. Un Price Grant probabilmente salta, a meno che non ti do 800.000 euro. Il Milan non vuole Andoi. Prova ad alzare l'offerta di 100.000, vediamo se adesso ti piace Andoi. Lo Sparta Rotterdam portiamo avanti la trattativa senza esagerare, nel senso che dopo valuteremo se è meglio dar via Calabresi o lui. E ci abbiamo la partita contro lo Storm Gosdon. Giochiamola e basta. Scontro diretto. Prima contro prima. Abbiamo vinto, Sallai ed Emerson, buona. L'Ajax ha accettato l'offerta per De Ligt, Fabbrini vuole tutti i soldi. Quindi sarebbe un difensore centrale utile alla nostra causa. Mentre l'Ajax accetta, questo qua è un altro difensore centrale che potrebbe arrivare. Ho messo in vendita Somma perché non mi piace, non ha grandi prospettive di crescita. Calabresi vuole avere un ruolo più importante, Vieira vuole più soldi. Vabbè che Calabresi potrebbe anche diventare tranquillamente un giocatore importante, chiave. Beh, dipende da come gioca. City è andata e anche Modic non lo prenderemo. Van Drongelen vuole avere un ruolo più importante, noi proviamo a darglielo, giocatore importante anche per noi, anche se penso che sia più importante la nostra squadra della tua. Andoi ci chiede di giocare, magari per dargli un po' di visibilità lo facciamo giocare. Da per là non prende tanto di stipendio, neanche tanto prende, meglio, bene, 1,4 milioni per da per là. Iemmello ci chiedono poco. E prende tantissimo Iemmello, cazzo, ogni volta mi dimentico. Giochiamo con l'Alborg, dovremmo essere già passati, quindi questo risultato non conta troppo. Vinciamo 4-0 lo stesso noi. Fabbrini ha accettato la richiesta, abbiamo qualche soldino in più. Capusca costa tanto, De Ligt vuole avere un ruolo più importante di quello che gli abbiamo offerto. Andrei a prendere questo Nicola Fabbrini, può essere una buona scoperta. Non spenderemo neanche tanti soldi. Ndoi dice grazie per l'occasione, grazie a te, hai giocato bene. Andiamo a vedere questo Nicola Fabbrini. È un 63, molto basso di overall. Sembra mediamente solido. Una stella piede debole, due stelle abilità. Non sono interessato a trasferirmi lì. Gli diamo leggermente più soldi. Dipende quanto prende di stipendio, troppo. Lookman non prenderà tanto. Un'offerta da 1,1 milioni per Ademola Lookman. Chiede tantissimo. Proviamo a offrirgli 800.000 euro. Perché ricordatevi che abbiamo bisogno anche di un terzino sinistro. Sì, perché Colì è un pezzo di merda. Van Drongelen, aspettiamo anche Calabresi e tutti gli altri. Offerta per il trasferimento di Bertoli, io direi di accettarlo. Albatino ancora! Sempre lui! Facciamo l'offerta di nuovo di contratto per Jonathan Vieira, che vuole avere un ruolo più importante. Aspettiamo ancora per De Ligt e Van Drongelen. E intanto andiamo a simulare contro Red Star, squadra che è passata pareggiando, e vinciamo 2-0. Morosini ci danno altri soldi in teoria. Calabresi accetta, ci danno 1,5 milioni in più. Per Calabresi spendiamo meno di stipendi, però anche a più basso di... Io andrei su De Ligt, più giovane, più promettente. Andiamo a prenderci De Ligt. Calabresi e Van Drongelen restano a casa, anche se so che Van Drongelen è un grandissimo talento, però è questione di soldi, non ne abbiamo abbastanza. Il Charlton chiede più soldi, naturalmente, gli avevamo fatto un'offerta imbarazzante. Arkadiev ha 38 anni, devi fare da pulci, no, come si dice, da balia, da... no, non da balia, da... devi far crescere i nostri portieri e basta tu. Da per là, controfferta ricevuta, non andremo a prendere da per là. Vediamo Picol che ci chiede tantissimi soldi, Solanke è in scadenza. 43.000 di stipendio, ciao Solanke! Andiamo a simulare, speriamo di battere Le Havre che le ha vinte tutte e abbiamo perso i rigori. Tanto adesso i soldi
qualche soldino lo abbiamo. Possiamo prendere Ronaldo, Vieira, buon centrocampista. Ademola Lookman. Avete visto il contratto? Ti offro 1.400.000. Prende tanto di stipendio, eh. E Bernarfi. Possiamo offrirgli anche di meno, 300.000. 1.500.000 per lui. Avete visto le offerte per i giocatori? Andiamo avanti di poco. Lieseca, c'è qualcun'altra in trattativa, ma era l'ultimo dei miei obiettivi. Casadei Sale diventa un 67, probabilmente sarà il giocatore scelto per integrarsi in rosa, visto che è uno forte. Abbiamo quindi Caracciolo e Oggi in attacco, Morosini e Carrasco sulla tre quarti. A centrocampo abbiamo Sallai, Furman, che non so da dove sia arrivato, Dall'Oglio e Aleix García, Andoi non lo conto neanche. In difesa abbiamo Kaya, Lancini, Fabbrini, De Ligt e Somma, spero che se ne andrà. A destra Georgen e Unters, a sinistra Emerson. Penso che farò giocare Fati a questo punto. La Aston Villa ha accettato l'offerta, naturalmente. Tutti e due adorano vivere qui, ho bisogno di questo ragazzo. Ronaldo Vieira, molto interessante, importante. Lookman adora vivere qui. Abbiamo bisogno di comprare di sicuro un attaccante, se riusciamo a prenderne anche due. Eber Murphy si prende tanto di stipendio, quindi penso sia interessante come giocatore. L'Anderlecht hanno accettato l'offerta di un'altra squadra, vorrei prendere José Gomes. Vogliono più soldi, ti do 1.700.000. Voglio prendere José Gomes. Vieira finalmente accetta il contratto. Doi se ne va. Non ci perdiamo neanche troppo di stipendio, perché a quanto pare gliel'avevo aumentato. Perdiamo solo sotto il punto di vista del budget. Lookman vuole i soldi che chiede e dobbiamo darglieli. Lookman potrebbe arrivare, oppure potrebbe arrivare José Gomes. Vedremo poi. Benfica accettato bene. Ci chiede anche di dargli meno soldi di quelli che prende meglio. Potresti diventare un giocatore turnover? Offerta per il trasferimento di Michelino Somma. Ascoli, dai, almeno 725.000. Il tutto perché non mi ha convinto l'anno scorso, anche se gli ho fatto giocare forse una partita. Non mi piace. Io vi dico la verità, a me basta prenderne uno solo di attaccante. Poi mi posso accontentare di prendere Casadei dal vivaio. Oh, Moretti se me lo chiede. Osservatore di ritorno, quello che... Ah sì, allora, osservatore di ritorno, Nicolas Rose. Io lo sapevo che quando chiedete di trovare un talento, trova sempre e solo portieri. È già un 62, non lo integro assolutamente in squadra perché ne abbiamo troppi di portieri. Quindi sei stato inutile. Offerta per il trasferimento di Minelli, però. Oh, l'Ascoli ci chiede soldi. Io non lo so, adesso Lookman mi sta rompendo i coglioni, quindi penso che andrò a prendere José Gomes, che sarà il primo che accetta di sicuro, cioè, spero. L'Ascoli ci compra Minelli, finalmente Minelli se ne va e ci compra anche Somma. Ci ha dato 1.400.000 l'Ascoli, non so dove trovi i soldi, però José Gomes accetta, quindi non dobbiamo neanche metterci in difficoltà per scegliere chi prendere. Quindi andiamo a vedere la formazione con Caracciolo che è calato. I giocatori che abbiamo Esposito e Arcari, perché Minelli spero se ne vada. Poi in difesa Kaya, Lancini, De Ligt e Fabbrini. In difesa Emerson e Fati, probabilmente, che non so da dove è arrivato. A destra Georgen e Unters. Sulla mediana Dall'Oglio e nessuno, perché Vieira non è ancora arrivato. Che figura di merda, pensavo di sì. Ah, eccolo qua, sono stupido. E Vieira, andiamo a vedere il nostro talentino, che è un mediano alla Martinelli, penso. Poi Aleix García con suo sostituto Furman, Dall'Oglio con suo sostituto Sallai, sulla tre quarti Morosini e Carrasco, in attacco André Gomes, Caracciolo e Ojo. Andiamo a vedere José Gomes, non André Gomes, magari André Gomes. È abbastanza bassino in confronto a Caracciolo, naturalmente. È un giocatore molto rapido che può andare a segnare tra le linee, inserirsi, tutte queste cose qua. E niente ragazzi, io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Penso sia abbastanza breve, se non lo è, meglio. In caso vi invito a lasciare un piace, commentare e iscrivervi. Non ci sono state partite oggi, abbiamo solo perso il torneo in finale.
Nel prossimo episodio ci sarà il Brescia contro Cittadella in Coppa Italia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!